Massimo Golia, non si finisce a Tarallucci e Vino 3 giorni a Stornarella, ma a musica buona e a prodotti gastronomici genuini con questo Festival Jazz Stornarella. Com'è nata questa voglia, questa idea, a parte insomma la contaminazione di Pasquale, Stefano? Nasce da un'idea progettuale, da un bando al quale hanno partecipato Pasquale Stefano e Gianni Orio. E noi, sulla scorta di questa loro proposta artistica, ci tenevamo a essere presenti come amministrazione per più motivi. Uno, perché Pasquale e Gianni sono due musicisti che nascono da una piccola realtà, ma che in realtà girano tutto il mondo, Corea, Giappone, chi più ne ha, più ne metta, e pochi probabilmente sanno questo. E quindi ci tenevamo a sostenerli per questo. Ci tenevamo perché hanno organizzato un evento che in realtà spesso, diciamo, guarda più a realtà importanti, perché trattandosi di un evento di nicchia, in qualche modo la loro è una scommessa da questo punto di vista, perché farla in una piccola realtà è, diciamo così, è un po' più complicato. Noi, sulla scorta di quest'idea, abbiamo voluto essere presenti perché siamo convinti che gli eventi importanti possono, se organizzati per bene, possono riuscire anche nelle piccole realtà e possono essere motivo di attrazione. A maggior ragione lo sono quando il progetto musicale sposa le note musicali e sposa anche le bontà del nostro territorio. Perché Perché in questi 3 giorni la in gente questi tre mangerà oltre che ascoltare giorni musica. mangerà, probabilmente mangeranno di più quelli che non hanno lo stesso mio problema di linea, diciamo, non telefonica. Quindi in questi 3 giorni ci sarà modo di ascoltare della buona musica con artisti di fama internazionale e anche di assaggiare le bontà del nostro territorio, perché nella villa comunale di Stornarella ci sarà, oltre alla musica, anche degli stand dove le aziende locali proporranno, mostreranno e faranno assaggiare le nostre delizie. Provocazione per provocazione, Stornarella dimostra che i reali siti non sono solo canzonette come invece accade a Stornara. No, i reali siti insieme, ognuno con la loro specificità, con la loro proposta, può dimostrare che il nostro territorio può dare buoni frutti. E anche servire palati differenti. Ovviamente, questo è il nostro pensiero, l'abbiamo voluto fare attraverso questa iniziativa che io considero in un certo qual modo una scommessa.